Scrivo dei libri che hanno a che fare con storie segrete di cabaret, le chiamerei così, e una di queste, perché il personaggio di cui parleremo, credo, adesso, è molto legato al contesto del cabaret, è uno di questi libri, dicevo, è basato sulla vita e opere e miti di Guido Micheli. Alcune cose si sapevano, che fosse un caratterista, che fosse molto simpatico, che fosse una persona, poi vedremo durante la serata di oggi, innamorata di alcune cose, ma tutto il resto non si sapeva, che vita facesse, dove era nato, se aveva una famiglia, se aveva una moglie. E quindi io da lì ho iniziato tutto un percorso esatto, tutte anche quelle foto prima del libro. Era difficilissimo, si vedevano solo le foto di lui legato alle ragazze della terza C, qualcosina quando andava al billionaire. Invece abbiamo fatto insieme all'editore anche una bella ricerca iconografica con l'editore, ma anche i parenti di Guido, onestamente. Allora, devo dirti la verità, non l'ho ancora finito, ma sono alla pagina 175, quindi manca veramente Brava. poco alla fine. No, Si purtroppo. sa già l'assassino che è, insomma. Sì, più o meno sì, il finale si sa. Effettivamente quello che ho notato leggendo il tuo libro è che non è la classica biografia, nel senso ti aspetteresti certe cose che magari non ti soffermi per, magari anche facilmente per non annoiare il lettore, a volte magari andare troppo nello specifico su certi particolari che può essere l'infanzia, l'adolescenza di una persona che dici ok, però magari non ha fatto neanche niente di così eccezionale. Per essere ricordati, invece la cosa eccezionale sicuramente di Guido parte dagli anni 70 in poi. Sì, sono d'accordo. Gli anni 70, chiaramente, sicuramente lui ci è caduto dentro in questo mondo, da quello che ho letto qua o che sapevo anch'io. Cioè, lui era un frequentatore per altri motivi del derby. Sì. Insomma, lui vendeva liquori, come Esatto. racconti benissimo nel libro, e Allora, poi si è trovato lì chiaramente. per far vedere che sono una persona preparata e non un cialtrone, sono andato a No. recuperare doni che ho di materiale che ho recuperato quando ho cominciato a scrivere il libro di Guido, ma tutti questi libri che parlano di questo club speciale di persone molto simpatiche che frequentavano grosso modo gli stessi luoghi. E visto che mi parli di derby, ho qui due bei biglietti Oh. da del locale, questi sono molto preziosi. Derby Club con tanto di numero di telefono, via Monterosa 84. Questi sono molto preziosi. Questi sono proprio La quelli cosa che vendono. da collezione. Intanto saluto il mio compagno di bisbozze, Mr. Osmar, che di solito faccio le dirette con lui parlando di musica, film, facciamo una sorta di sfida, quindi vediamo cosa ne pensa del libro o di Dogo in generale. Ciao, Mister Osmar, Infatti, facci delle domande. la prima cosa effettivamente che uno, la prima domanda di uno che non conosce il Addetti. personaggio è perché Dogui? Allora, perché Dogui? Perché Dogui? Perché la prendo larga perché mi piace fare queste risposte molto complicate. Quando ho chiesto a Massimo Boldi, ma perché Dogui? E lui mi ha risposto in questa maniera che ripropongo alle persone che si sono collegate oggi con noi. Perché lui era un ragazzo del derby che abbiamo appena nominato, ed è giusto quindi partire per ricostruire la storia del Dogui partendo dal derby. Lui era un ragazzo del derby e il derby era un universo che faceva ruotare ognuno con una sua orbita, una sua traiettoria ben precisa, tantissimi pianeti che si incontravano Derby Club. Di conseguenza c'era il pianeta Iannacci, c'era il pianeta Batantuono, il pianeta Mauro Di Francesco, e ti potrei dire un intero sistema solare di pianeti, e ovviamente il pianeta Guido Nicheli. Perché vi parlo questo? Perché Boldi conclude questa bella metafora dicendo: ogni pianeta ha
le sue regole, la sua comicità, il suo modo di vivere, il suo modo, i suoi valori, la sua atmosfera, eccetera, eccetera. E di conseguenza Guido Micheli, sin dal modo di parlare, le battute, il modo di porsi davanti agli amici, perché lui, rispetto a quelli che ho nominato, non è mai andato sul palco del derby a esibirsi, non era mai stato in cartellone, aveva un modo peculiare di comportarsi, e lui si era inventato, lui e un suo carissimo amico che ho conosciuto, che si chiama Mario Valera, fondamentale per ricostruire le storie di tutte queste persone che ho nominato finora, si era inventato questo gioco degli anagrammi, che in parte pescava in un modo di dire dei ladri milanese, vecchissimo, una roba che andava a pescare fine 800, inizi nel 900. Io nel post in cui ho fatto pubblicità a quell'evento di oggi ho scritto tre parole che facevano parte di questo dizionario, cioè neca, ciaffa e la spicciola, che poi magari vi dico anche cosa, vabbè, alcune si capisce ciaffa cosa sarà, faccia, che era ovviamente Guido Nicheli diceva il mio biglietto da visita, questa ciaffa, perché il suo vanto era che con la sua faccia simpatica, il suo modo di fare un po' impertinente arrivasse dappertutto. Ma tornando al suo modo di parlare, questo dizionario italiano dogui italiano era un po' il suo segreto. Era molto riconoscibile, ce l'aveva solo lui e è stata in fondo la sua fortuna. Dico solo due cose su questa cosa del linguaggio che pesca lontanissimo. Lui aveva bisogno un modo per distinguere, per essere originale, ovviamente va da sé, tutte le cose che vi dico, intuizione del Dogui, non è un progetto preciso quello di essere originale, divertente, era così molto spontaneo come potremmo essere spontanei noi quando siamo tra amici. Trova in questo linguaggio che vi ho detto, il linguaggio segreto della mala milanese, la cosiddetta ligera, qualcosa di molto vicino, perché lui cresce in un quartiere che è particolarmente malfamato, la famosa Baia del Re, se volete ne parliamo. E loro, i delinquenti, utilizzano un linguaggio volutamente difficile da comprendere perché non dovevano farsi capire dalle persone che stavano rubando qualcosa, eccetera, eccetera. Per esempio, tic, fai ballare l'occhio sul tic. Tic è una parola del dizionario segreto della mala milanese. Tic di Polenta era l'orologio d'oro. Di conseguenza, due criminali, fai conto, portati cinese, che vedevano un sciur con un orologio del genere, non potevano dire te viste con l'orologio lì. Dicevano tic, tic di Polenta, che vuol dire esattamente questa roba qua. Fai ballare l'occhio sull'orologio che c'è. Che poi mixava quello con inserendo parole in inglese. Discorso di Esattamente, perché gli piaceva, si levava anche un po' per dire, faceva capire anche, guarda che non sono l'ultimo dei pirla. Comunque, secondo me l'intenzione era anche quella. Perché assolutamente no. Poi lui nel libro c'è questa cosa qua. Ha iniziato a viaggiare prima dei pacchetti, tutto compreso, prima di low cost. Quindi l'inglese, direi anche lo spagnolo, il portoghese, l'ha un po' improvvisato, l'ha un po' masticato prima degli altri, perché era uno che i primi stipendi là, e tu qua, secondo me, sei contento, buttati via proprio nei viaggi, in viaggi esagerati. La la cosa migliore, cosa migliore sono. secondo me, poi però il fatto che diciamo che negli anni, forse proprio negli anni 80 più che negli anni 70, ma negli anni 80 nascevano tanti caratteristi, Vero. e propri attori, perché se penso a Bombolo, che tu citi giustamente nel libro, o anche a Porcaro, perché Porcaro comunque c'è sempre stato, che io l'ho conosciuto e lui gli rodeva comunque anche negli anni 90 questo fatto che avesse inventato lui il teruncello e che poi
Diego lo avesse fatto suo, però era tra i comici, è una cosa del rubato. Potremmo, e se sono stati scritti interi libri sui caratteristici, ce ne sono di diverso, tra virgolette, caratteristiche. Cioè, quello, per esempio, quello che faceva Filini, di Certo. Fritò, quello è un attore con una preparazione pazzesca, ovviamente Assolutamente. reso celebre da un personaggio inventato da Luciano Salce per il film, ma era un personaggio che aveva fatto l'Accademia, aveva fatto corsi di dizione, Sì, era un ecco. infatti Paolo Villaggio, infatti parlava molto bene. Adesso francamente il nome non me lo ricordo, ma lo stesso Ugo Bologna, che è un altro Cumenda, che in Sì. qualche modo Gigi Redder, bravi ragazzi, Direi. Gigi Redder, e lo stesso Ugo Bologna, che in qualche modo è un Cumenda prima di Guido Micheli. Da quel poco di informazioni che ho trovato, era un personaggio che aveva fatto un sacco di teatro, di prosa, prima di fare i caratteristi. Il problema anche suo è stato poi come succede oggi per chi viene incastrato, ad esempio, in un telefilm. Se penso a parte pochi, ma gli attori di Friends che dopo 10 anni di telefilm non sono riusciti più a fare un granché. E Sì. lui chiaramente è stato intrappolato da se stesso, perché neanche dal personaggio, perché lui era così poi alla fine. Ma allora, intrappolato dal personaggio, non lo so, perché ci sono tante differenze tra il personaggio che poi che parlasse alla stessa maniera, che in qualche modo fosse vittima degli stessi lussi, le belle macchine, le belle donne, il vivere al di sopra delle proprie possibilità, sono d'accordo. Ma in realtà ci sono tante differenze. E infatti io alle presentazioni dico sempre questa cosa a cui tengo tantissimo, che i nipoti ne ha tre, di Guido Nichedio, che lui non aveva avuto i figli, ma Donna Adriana, sorella maggiore, aveva ha 3 figli, mi hanno detto più volte, quando sono venuti ospiti alle presentazioni, che Guido Nichedio si presentava quando loro erano ragazzini, quindi fine 70, inizio anni 80, regalando copie di Fantozzi, libro che non era ancora diventato film, ma che era già in alcuni casi stato letto sul palco del derby, dicendo: ragazzi, ricordatevi, non diventate così sfigati, perché lui già si divertiva tantissimo con questi qui sfigati in ufficio, vittime del capo, che subivano, eccetera, eccetera. Nei film, tutte le volte che c'è un personaggio che si arrabbia perché lavora tanto, che subisce, eccetera, eccetera, non è il vero Dogui, cioè non è Guido Nicheli nella vita, è un'elaborazione del film in quel momento lì. Secondo me il vero Dogui è nel film, quello con Jerry Calà, in cui c'è da inventare lo spot di Velatissimo, cioè Cumenda, padrone della baracca, perché lui era il direttore dell'agenzia pubblicitaria, che si diverte a stare in ufficio. Cioè, questa è una chiave già diversa di quella di Fantozzi, che invece subisce la vita aziendale. Infatti, quando poi finisce la sessione creativa, non hanno trovato ancora lo spot e sta per andare a casa, dice al personaggio interpretato a di Jerry Calà: andare a casa, come una brutta notizia per tutti, dice: purtroppo a casa mia la situazione è veramente. Dice una cosa molto divertente, che in questo momento non mi ricordo. La situazione è veramente ostile, perché il pensiero di tornare a casa con moglie, figli, è molto meno divertente di quello che aveva in ufficio, ricreando un'atmosfera interessante. No, ma quello che forse volevo intendere io era che comunque io ho avuto la fortuna di conoscerlo diverse volte, ce l'ho visto perché lui frequentava spesso e volentieri locali qua nella zona piacentina o milanese, sia come ospite, diciamo così, ma anche per piacere. E la prima volta che l'ho visto parlava e dicevo, ok, vabbè, sta facendo il personaggio, sta facendo il personaggio. E sono rimasto lì. La seconda volta che l'ho visto, che mi ha visto, mi ha salutato,
ho capito che, cioè, che lui era così, cioè, non è che faceva che le parole che si inventava, le cose che diceva erano comunque il suo gergo normale, la sua, era vero per quello. Poi, ma, non era, nel senso, non era uno sbruffone, nel senso che era una persona tranquillissima, che era disponibile Assolutamente. con tutti, che non si atteggiava, quando invece ho visto della stessa parte del derby, molti comici che facevano il personaggio, usciti dal personaggio, non erano poi così tanto simpatici, neanche così tanto allegri. Te lo confermo, non, io vabbè, dopo quello del Dogo ho fatto un libro su Cocchi Renato e per quel libro ho intervistato parecchi comici di quella generazione, confermo ogni tua singola parola. Alcune volte i comici sono delle persone difficili da trattare quando non fanno i comici. Mi ricordo, ne cito uno, ma so perché mi piace, perché mi piaceva molto, era Faletti. Faletti lo vedevo sul palco, era incredibile. Quando scendeva dal palco era veramente un altro uomo, aveva un'altra maschera. Invece il Dogui era lui. Era lui, Sì, non era. Faletti, fatemi dire, altro personaggio molto interessante, nato dal derby, che evidentemente aveva un'energia strana, perché se pensi che dallo stesso bar sono nati dei cabarettisti, degli scrittori, dei musicisti jazz, dei ballerini, poi io nei miei libri ho raccolto anche testimonianze, storie ancora più segrete, non so, mimi, pittori. Però c'era veramente qualcosa di straordinario, se da quel locale lì sono uscite tutte le persone così diverse. Io ho conosciuto Faletti per dopo che ci si trovava al bar del Derby Club, quando nel 2005, forse 2006, 2005-2006, presentava, non so che edizione di Uccido, che era stato tradotto, io credo, in tutto il mondo. Cioè, c'era un piccolo gioco in studio in questa trasmissione televisiva in cui mi è capitato di fare, di aiutare gli autori, in cui avevamo messo il tabellone del risico per fare il gioco, trova il paese in cui Io uccido non era stato ancora tradotto, perché era arrivato dappertutto, dalla Corea al Brasile, alla Russia, anche Beh, questo mi sembra lui è stato credo. un personaggio che ha saputo reinventarsi, come Guido che da dentista è diventato venditore di whisky e poi è diventato attore. Sì, il filo rosso di Guido rispetto a quelli di cui abbiamo parlato e abbiamo nominato, ci metterei anche Porcaro, perché l'hai nominato tu, e perché è giusto dire che quelli erano cabarettisti, cioè erano persone che cercavano di andare dal gestore dei locali a strappare un contratto, un ingaggio. Poi era tutto molto, molto, come dire, aleatorio, cioè se il pubblico gradiva, tu avevi un ingaggio e potevi stare nel locale, altrimenti no. Guido era una cosa Forse diversa. a Guido Guido era. al derby interessava di più vendere una cassa di whisky, magari. Una scusa K perché è andata via Una cassa la. di whisky. Sì, esattamente, esattamente. Esattamente, tanto, però in realtà anche l'escamotage di vendere alcolici nei locali che frequentava in realtà serviva per andare con gli amici il più lontano possibile. Tanto è vero che io nei miei faldoni ho trovato anche un biglietto di una serata che hanno fatto Cocchi e Renato a Torino, in cui Cocchi mi ha detto, ovviamente una dei primi spettacoli di Cocchi Renato lontani da Milano, quindi insomma lì la situazione poteva essere molto ostile, parafrasando Guido Nicheli, perché Cocchi Renato a Milano avevano oramai un pubblico di affezionati, fuori dalla cerchia esterna non era così facile. Però Cocchi mi aveva detto che in questa occasione a Torino si erano spostati tutti del derby, quindi c'era Teocoli, grande amico del Dogui, il Dogui, Mario Valera, si erano spostati, ovviamente Iannacci, si erano spostati tutti qua, leggo tra l'altro che c'era anche Svampa e Patruno,
si spostavano tutti per andare a passare una serata tutte insieme, esattamente come succedeva al derby. Quindi la cosa che mi piace dire era differente rispetto a tutti quello che mi hanno detto, che erano più cabarettisti, più professionisti e direi più professionali, ma aveva un'amicizia, un attaccamento per queste persone qua che era veramente invidiabile. Cioè io non so tu, non so io, non so chi per un proprio amico fa 100 chilometri, ma io ho anche un sacco di aneddoti di Guido Micheli che segue Teo Teocoli in Francia a Parigi perché aveva conosciuto una ragazza. Teocoli all'epoca era un tambour de femme, un uomo che faceva stragi di cuore, che andava, non so, faceva centinaia di chilometri per andare in compagnia di un amico. Cioè, l'amicizia ha un peso molto importante nel libro che ho scritto perché ce l'aveva nella vita di Guido. Sicuramente era una persona che sapeva farsi voler bene. Cioè, È sapeva farsi vero. voler bene e magari era anche al momento giusto, nel posto giusto, poi. Quello è vero, infatti, lui la raccontava, l'ha raccontato anche nella mitica intervista che ha fatto a Marco Giusti quando ha dato a Stracult, che su YouTube è ancora cliccatissima Cliccatissimo. e seguitissima, che il papà dei brothers di Carlo e Stefano Vanzina, no, Carlo Enrico Vanzina, cioè Stefano Vanzina, l'ha incontrato in un locale a Porto Ercole, l'ha sentito perché lui, come ho detto prima, era lì ospite perché aveva seguito come amico Renato sul set di un film, Il padrone operaio, 1974 è stato girato, il film è uscito nel 75, e aveva parlato in una maniera così strana che Steno dice: domani ti faccio lavorare, perché era, a un certo punto è stato detto anche in chat, una volta si diceva preso dalla strada, come si dice nel film di Aldo Giovanni Giacomo, non è un professionista. Però in quel contesto lì era molto divertente, era molto centrato per uno dei personaggi che evidentemente servivano alla trama del film. Sicuramente poi i fratelli Vanzina sono quelli che hanno permesso cioè di cambiare vita, ecco. Ha mollato i Infatti. ferri. Ma allora, tutti quelli che io ho intervistato per questo libro e per gli altri che ho scritto, in qualche modo hanno a che fare con i fratelli Vanzina e mi hanno raccontato di quando loro sono venuti ad abitare a Milano e andavano al derby tutte le sere e alcune volte, a rischio di esagerare, l'ho scritto, molti comici milanesi sono stati scoperti come attori cinematografici dai fratelli Vanzina quando sono venuti a Milano, perché li trovavano divertenti, li trovavano geniali e li trovavano già personaggi per i film. Poi una cosa che secondo me è molto bella dei fratelli Vanzina quando hanno a che fare con tutti i comici e quindi anche con Guido Micheli è presente nel libro che ha scritto Moccagatta dedicata ai Vanzina, che nel suo libro ricorda quando giravano a Monte Carlo Gran Casinò con Guido Micheli, Enrico Beruschi e Massimo Boldi. A un certo punto al ristorante i due fratelli Vanzina, i mitici brothers, chiamano il padre e la madre per dire: siamo a Monte Carlo nel ristorante dove siete stati voi. E il padre Steno dice ai figli: ah, interessante, noi l'ultima volta che siamo stati lì siamo stati con Liz Taylor e Marlon Brando. Voi chi avete lì? E loro erano in quel momento lì con Enrico Beruschi, il Dogui e Christian De Sica. Cioè, ragazzi, aneddoto fantastico, bellissimo. Tutto questo per dire che i Vanzina ovviamente hanno deciso la carriera di tutti quelli di cui abbiamo parlato, ma hanno grande capolavoro assoluto totale, ma loro hanno vissuto un cinema totalmente diverso da quello che avevano loro visto mentre crescevano. Anche questo è molto, molto bello dal mio punto di vista, no? Cioè non sono degli eroi del Sicuramente, passato, hanno vissuto un cinema tutto loro. sicuramente il 1983 è stato l'anno della svolta di Guido al cinema.
Vacanze di Natale e la versione estiva di Sapore di Mare sono stati due film che gli hanno dato un successo incredibile, visibilità, e tutti di questi film qua, nonostante lui non sia presente in nessuna foto né in locandina, si ricordano le battute sue e di Jerry Calà. Assolutamente, assolutamente. Allora, lì è sempre stato un po' un selvaggio, lasciami dire, perché non. Mentre ci sono un sacco di comici che sono molto attenti a. Io per il libro che ho scritto dopo quello di Guido Nichedi su Cocchi e Renato, ho potuto lavorare su una cassa, ma proprio un baule, che la mamma di Cocchi aveva accumulato di materiale. Di locandine, di articoli di giornale, eccetera, eccetera. Guido Nichedi non teneva niente, non teneva, c'è cioè proprio pochissimo delle cose che sono arrivate a me dalla famiglia, perché sostanzialmente viveva un po' come un personaggio dell'attimo fuggente, Beh, non viveva leggeva un neanche i copioni. po'. Quello neanche, infatti, Marco Risi, che come sapete senz'altro ha girato il primo episodio di. No, scusate, sì, dei ragazzi della terza C, ha ricordato che alcune volte dovevano fermarlo, perché lui non solo diceva delle battute diverse dal copione, ma andava molto oltre a quello che serviva per il film. Cioè, se servivano 30 parole, lui ne arrivava a 300, dovevano bloccarlo lui. E questo è molto divertente. Anche questa cosa qua oggi non si può fare più. Se uno va su il set di una serie TV o di un film italiano, ma ci butterei dentro anche una pubblicità e cerca di portare qualcosa di suo, come diceva Iannacci, lo mena in via. La famosa. Questa è tutta una cosa inventata sul momento. Esattamente, esattamente. Infatti Incredibile. il copione è diverso, ti dice. Sì, adesso non me lo ricordo, l'avevo scritto nel libro, però la differenza precisa nei copioni. Alla fine funzionava talmente tanto quello che diceva lui, che diceva, vabbè, buona. Sì, questo credo che sia una cosa che i derbiani hanno imparato. Quando erano più giovani, da Ugo Tognazzi, che anche lui frequentava il Derby Club. Anche lui, ho un po' di foto, lui premiato a un certo punto come miglior cliente. Adesso non saprei dirvi l'anno, dovrei andare a ricercare del periodo in cui passava a Milano per fare dei film. E questa è una cosa che mi ha raccontato Enzo Iannacci. Ugo Tognazzi arrivava sul set. Per farvi capire quanto conosceva, era, diciamo, al corrente dei copioni che gli avevano consegnato, e diceva al regista: questo è il film comico o il film drammatico? Per dire che Guido Micheli era un po' quella cosa lì, cioè arrivava sul set e lui sapeva che pescando nel suo repertorio, nel suo modo di essere, nelle battute che facevano più ridere i suoi amici, lui stava a galla senza problemi. Sì, Anzi, secondo me ragazzi. bisogna frenare, in alcuni contesti bisogna frenarlo. Per esempio, nel fantastico monologo sul Berlusca nei ragazzi della terza C, cioè lì io pagherei per avere qualche take non utilizzato La di quel domanda fantastico. di Riccardo che ti dice se esiste un libro sul Derby Club. Esiste un libro sul Derby Club? Sì. E il più bello, secondo me, l'hanno scritto Francesco Carrà e Marcello Zuccotti. E poi ci sono, diciamo, questo è un libro esclusivamente sul Derby Club. Poi il Derby Club, essendo, come vi ho detto all'inizio, un po' una scatola di leggende, visto che sono passate tantissime persone differenti, è presente in tanti libri. È presente. Per esempio, nel libro che ha scritto cioè, che è uscito 3 settimane fa da Bompiani di Giulio D'Antona, che si chiama che è sul Milano e il Cabaret. Nei miei se ne parla tantissimo.
il bello del derby che è diventato una specie di macro argomento. Un libro solo sul derby, comunque l'hanno, è quello che vi ho nominato, quello di Zuccotti Carrà. Adesso vi Poi dico anche parlando. quello di Giulio D'Antona, che parla anche un po' anche lui del Dogui. Ve lo dico subito, si chiama Storia Milano, storia comica di una città tragica. E che è proprio non solo sul derby, ma di tutti i locali e delle occasioni in cui si è fatto cabaret in questa città. Che poi io penso che un personaggio così, ad esempio, quando si è trovato nello stesso letto con Virnalisi in Sapore di Mare, io Ma lui c'aveva avrei voluto. lui a casa, il padrone era in affitto, tra mille virgolette, perché sono necessarie, in un appartamento a Zelata di Bereguardo, verso il Ticino, Pavia, e il padrone di casa mi ha dato una gigantografia di una sua foto con Virnalisi. Immaginate cosa voleva dire negli anni Ottanta. Avere una foto a letto con Virnalisi, cioè non c'è un paragone che si può No. fare con Secondo me era oggi. rimasta un po' spiazzata anche lei del personaggio. Allora, quello che mi hanno detto i fratelli Vanzina è che la Virnalisi non lo capiva, cioè le battute non riusciva a capire neanche il senso del personaggio. Chi invece lo divertiva parecchio era Sandrelli. La Sandrelli invece era stato un po' affascinato anche qui, tra mille virgolette, dai modi di fare di questo personaggio. Sponsorizzare questa squadra di Desperato, i cinque calciatori dell'Apocalisse. Ma Questo adesso è venga, straordinario. papà, non possiamo fare entrare in campo i nostri calciatori in costume da bagno. Scusa, Che poi qua hanno fatto una coppiata incredibile perché avevano trovato il milanese con la fighetta milanese piena di soldi. Luciano Gusberti, che io ho intervistato in un'estate di qualche anno fa, anche lei è molto simpatica e boh, lei mi ha detto che quando si è sposata ha invitato Guido Nicheri, perché in quel momento stavano lavorando tutti i giorni, perché alla fine noi abbiamo visto un sacco di puntate, ma la produzione dei ragazzi di Terza C è stata abbastanza compressa, cioè hanno lavorato tantissimo, è stato un miracolo produttivo. Perché registravano varie le stesse location più puntate, quindi non capivano più niente. Figurati lui, Esattamente. il copione. Un casino esagerato. Infatti, famosa frase che disse quando gli consegnarono tre puntate in un colpo solo, disse: "Poi, ma non sono mica Gasman", perché già da allora si diceva che Gasman aveva questa memoria incredibile. No, però la Sharon Gusberti ha invitato al proprio matrimonio Guido Nicheli, e devo dire che sentendo parlare Sharon, poteva essere la figlia Guido Nicheli, cioè anche lì una strana storia che insegue la realtà, sembra plausibile che potesse essere nella vita vera sua figlia, perché quando mi parlava di quello che succedeva sul set, ma anche quel pezzo che hai fatto vedere tu, boh, sempre con lo stesso tono, sempre con lo stesso modo di dire, non si sa mai se sta recitando o se quando sta recitando riesce a finire. Che poi è particolare perché c'è cioè, tanti attori lavorano insieme sul set, ma poi non si scambiano una parola. Questa l'ha invitata al matrimonio. Sì. Infatti, no, alla fine la foto non me l'ha data perché mi ha detto: "Io non so, guarda, mi scoccia da matti staccarla dal mio album di nozze, però ti assicuro che io l'ho invitato lui, e mi ha fatto molto piacere". Ma guarda che Guido lo amavano tutti. Guido, non c'è una persona che mi ha. Mentre di altri comici di cui mi sono occupato mi hanno detto: "Guarda, se spegni il registratore te ne racconto due o tre". Lui no, lui gli volevano un bene dell'anima. Che poi non è il problema che dicevamo prima, non ha mai fatto il salto e quindi è sempre, cioè, diciamo, ha sempre vissuto bene, ma non è mai stato ricco come il suo personaggio, faceva una vita modesta comunque. È vero, faceva una vita modesta, ma anche per questo è diventato ancora più leggendario. Infatti io nel libro cito
un libro bellissimo, che questo è un libro vero, di uno scrittore vero, che si chiama Edgardo Franzosini, un libro che ha scritto su Bela Lugosi, che si chiama Bela Lugosi. Bela Lugosi è un attore, direi un caratterista specializzato in fare film Dracula, film con Dracula, ed era a un certo punto talmente calato nel libro che ha scritto questo Franzosini, viene descritto molto bene quello che pensava il personaggio quando non riusciva, la persona quando non riusciva a uscire dal personaggio, si era calato talmente nella parte che lui nel letto d'ospedale, quando moribondo, già anziano, stava morendo, lui pensava di sopravvivere perché lui era Dracula. Quindi io l'ho inserito in un libro sul Dogui, perché secondo me il fatto di essere stato un caratterista, uno dietro le quinte, uno che ha dovuto anche inventare da zero un personaggio, è stato ancora più in linea con la filosofia del Kumenda, no? Di essere uno che riesce in qualche modo a arrabattarsi, a cavarsela, non, come dicevo all'inizio, i Fantozzi. La cosa più lontana del personaggio del Kumenda per me è Fantozzi. Fantozzi è lo sfigato che gliene capitano di tutti, è il reietto, il servo della gleba, che però è sempre lì. Per me, Zampetti, io l'ho iniziato ad apprezzare tantissimo con Zampetti. Quando io parlo di me, della mia generazione e dei miei amici, guardavamo Fantozzi, ma Fantozzi ci faceva arrabbiare, ci faceva prudere le mani. Ma è possibile che questo non avesse mai uno slancio, una piccola vendetta, un momento in cui dice mandate? E invece noi ti favamo molto per il Dogui, invece, perché il Dogui era esattamente quello che non si faceva mai mettere i piedi in testa da nessuno. Poi che fosse nel suo mondo, un po' come tutti, però noi poi eravamo dei grandi. Non è politically correct, diciamo, perché con ad esempio il governante, adesso non so se lo trovo, ma insomma, oggi non sarebbe più possibile, lo appellava in tutti i tipi, in tutti i modi. Sì, e quello era un po' spirito del tempo, certe cose oggi non si può fare, anche quello è un attore pazzesco, quello è un attore, me l'ha raccontato l'attore che faceva Chicco Lazzaretti, Fabio Ferrari, quello è un attore che aveva recitato con Carmelo Bene, una preparazione incredibile, di quel figura il polvere, questo è un canto tribale, ma sai, Zalbetti, silenzio, parla con te, interrogato. Ora vediamo, gli hai scritti questi versi? Ora ti interrogato, gli hai scritti ma? Gli hai scritti ma? Marco! Che se facilmente questa cosa l'hai inventata, Ma sì, ma grazie. Ancora adesso mi fanno troppo bene. Ha vissuto con dei personaggi incredibili, cioè lui era ospite di Salvador Dalì, quello l'ho scoperto grazie a te, non lo sapevo. Anche lì c'è tutta questa storia legata a te piacerà, che la tua libidine sono i viaggi. Lui i primi stipendi, questo me l'ha raccontato il suo primo capo, Cesarino, che è un novantenne che oggi vive in Liguria, che è stato il primo, quando Guido, dopo che ha finito i suoi studi, ha iniziato a fare mille lavori, quello che ha fatto per più tempo è stato l'odontotecnico, e lo faceva nell'ufficio di questo Cesarino. Loro, anche lui me l'ha detto, voglia di lavorare era senz'altro inferiore a quella di divertirsi, quindi alcune volte quando loro non ci avevano tanta voglia di lavorare, chiudevano tutti e andavano o all'idroscalo o da qualche parte a prendere il sole. Tutto questo per dire che il viaggio è stato, sin da quando non avevano soldi e non avevano possibilità, un pensiero fisso. Quando poi sono arrivati i primi stipendi
lavori normali, non c'era ancora nel cinema, nel teatro, nel cabaret, non c'era nessuna fonte diciamo importante. Ma una volta che lui è riuscito a prendersi una macchinetta, una mini minor, una delle sue prime macchine, ma soprattutto il maggiorone, poi lui è dato veramente all'avventura. Infatti Don Adriano, la sua sorella maggiore, mi diceva che alcune volte se arrivavano nel cuore della notte e non avevano trovato proprio nessun appoggio, nessuna casa in cui stare ospiti, alcune volte dormivano nel maggiolone. Quando si viaggia davvero all'avventura. Sì. Effettivamente, quando dico io che gli anni Ottanta è stato un decennio in cui tutto era possibile nascere dei personaggi così, poi in tanti hanno provato a fare ancora il Kumenda, insomma adesso penso a Ranzani o al milanese imbruttito o altri, insomma l'hanno fatto in tanti, ma nessuno è riuscito, forse proprio perché quelli che l'hanno fatto dopo l'hanno fatto recitato, quindi è meno verosimile. Beh, in effetti milanese imbruttito, che io ho contattato per il libro, Germano, sì. Germano è un altro da come dire, aggiungere alla lista degli attori veri, cioè lui ha una gamma di personaggi che fa senza troppo sforzo, perché è bravo, perché ha fatto anni di gavetta, perché ha una preparazione alle spalle di un certo tipo e se la cava a seconda della scelta del personaggio. Guido Nicheli era un'altra roba. Guido Nicheli era talmente coraggioso, forse anche un po' spavaldo, però è anche il fascino del personaggio era questo, da dire: io sono fatto in questa maniera qui, non sono io che devo leggere un copione, ma è tutto il film che si deve adeguare a me. Secondo me questo è straordinario, è proprio da attore vero, forse senza saperlo, forse inconsapevole, ma molto affascinante, secondo me. Sì, io mi immagino i ragazzi della terza città, erano tutti ventenni, lui che arriva con questi modi, con questi atteggiamenti, invece quando magari uno di vent'anni che dice, cavolo, posso entrare nella TV, fare l'attore, devo seguire bene le regole, se no domani mi mandano via. Sì, lui ragazzi, io c'ho... Allora, non ho potuto mettere tutto. Allora, vi racconto questa solo per voi. A un certo punto... anche il mondo della pubblicità chiede lavoro, offre lavoro, chiede il Dogui, chiede il Kumenda. E io ho trovato notizie di due pubblicità che ha fatto, una di un formaggio, e io ho visto la ricevuta per pagamento di un giorno e mezzo di lavoro negli anni Ottanta, visto che stiamo parlando. Proprio mentre lui stava facendo i ragazzi a terza C, lui ha preso per un giorno e mezzo di lavoro 12 milioni di lire. Fate voi i conti di quello che è stato a un certo punto il successo del personaggio del Kumenda. Un'altra pubblicità che ha fatto invece era per una ditta vinicola, insomma, grande distribuzione, che però ha detto: preferiremmo tu non mettessi niente di questa esperienza qui, perché noi avevamo la sensazione che fosse talmente carico il Dogui in quella pubblicità che ha girato, che poi era finita su un giornale, non hanno fatto la parte video, ma hanno fatto solo una pubblicità cartacea, che secondo noi era un po' ombriaco, era un po' il ticcio. Beh, il whisky gli piaceva veramente, eh? Whisky gli piaceva, whisky buono, perché molte volte diceva ai suoi amici: io quello che vendo non lo berrai mai, me lo chiedono i locali, e visto che glielo porto magari io passo un po' di tempo non pagando all'ingresso, ma il whisky buono mica lo vendo, me lo tengo io. E Infatti, poi lui ha grazie. fatto anche comunque tanta TV, perché insomma, con la nascita delle TV private, le TV locali, insomma, da Antenna 3, poi Sì, avere praticamente. Antenna 3, io l'ho scritto nel libro, lui arriva, non so se è stata solo sfortuna o l'occasione è arrivata tardi, arriva ad Antenna 3 quando Antenna 3 è abbastanza in disarmo, perché Antenna 3, quando ci arrivano per esempio Massimo Boldi e Teo Teocoli,
un 7-8 anni prima del Dogui, quel momento lì era, immaginate, Mediaset prima che arrivasse Berlusconi. Cioè era un centro di produzione il più grande in Europa, che riusciva ad avere un bacino di telespettatori così importante da avere una concessionaria pubblicitaria che li riempiva di soldi. Quindi immaginatevi Berlusconi prima di Berlusconi. Quando arriva il Dogui e lui a Antenna 3 fa La Voglia Matta, fa Il Pomo Fiore, oh, no, e probabilmente fa anche qualche trasmissione con Massimo e il Teo, ma da ospite senza contratto, è già un'Antenna 3 che stava un po' cedendo il passo. È affascinante anche la storia di Antenna 3. In questo momento tutti i filmati di Antenna 3 sono visibili in un bellissimo archivio che in questo momento è controllato da Tele Lombardia, e ci sono delle perle pazzesche. Infatti io nel libro racconto una puntata della Voglia Matta mai andata in onda, perché c'era ospite Diego Batantuono, che in quel momento lì aveva un contratto con un'altra trasmissione e non poteva andare in onda. Comunque chiaro, sì, è un'altra storia molto interessante. Chiaramente poi Guido, dopo la fine degli anni 90 e inizio del 2000, aveva perso un po' la verve del periodo di fine anni 70 e tutti gli anni 80. Secondo me si è trovato un po' in difficoltà poi. Ma allora, più che ha perso la verve lui, secondo me è cambiato lo scenario. Stavo dicendo una cosa fondamentale sul perché il personaggio del Dogui, secondo me, non funziona più. Perché negli anni che dici tu, va alla ribalta, io un po' nel libro ne parlo, senza far polemica, non voglio far politica, non voglio fare quello strano che idee strane, ma a un certo punto circola molto più di prima il personaggio del Comenda, perché Berlusconi diventa l'uomo più potente d'Italia, e alla fine Berlusconi chi era? Era un Comenda per certi versi simile al nostro Guido Nichel. E quando addirittura questo Comenda scende in campo per diventare un politico, già da allora tipologia di persone odiatissime, il Comenda va in crisi, perché la gente comincia a dire: ma quello lì è un Comenda, io lo odio ed è un Comenda, mentre fino agli anni che abbiamo detto il Comenda era un personaggio non solo vincente, ma che offriva un po' un'alternativa ai tanti sfigati che passano il tempo in ufficio e alla Fantozzi. Era un personaggio che piaceva, perché comunque era sempre sopra le righe. Allora, sai? Secondo me era un personaggio anche le persone sentivano un po' più vicino rispetto al Comenda che abbiamo nominato, perché Berlusconi è stato un Comenda esagerato, sopra le righe, insomma, molto distante da quello che abbiamo detto stasera, invece, sull'umiltà, sul vivere con poco, sul vivere non con la macchina di lusso, ma la macchina di culto, che è molto diverso. Cioè lui non avrebbe mai avuto, è vero che non se lo poteva permettere, non avrebbe mai avuto una Ferrari, aveva un maggiolone, una macchina disegnata da un personaggio molto creativo, pubblicizzata in una maniera altrettanto creativa, tanto è vero che ancora adesso è un oggetto di culto che tutti vogliono. Sì, no, è vero. Anche se tutti si sarebbero aspettati di vederlo sul macchinone o arrivare con lo yacht. Esatto. Però è molto interessante il personaggio del Dogui, perché se tu scavi un po', fai qualche ricerca, ti interessi a lui, magari poi scopri che in realtà non è ricco, è arricchito, non è potente, magari è moglie di una potente. È un personaggio che, insomma, racconta, ha mille sfaccettature, ha mille cose nascoste che sono tridimensionali. Cioè lui raccontava una storia, il suo personaggio inventato
era molto interessante, era capace di raccontare tanti aspetti diversi. Ma una cosa che non si è capito bene, cioè non è che non si è capito, ma no, si dice... No, c'è scritto male. No, ti dico... Puoi dirlo. No, no, ti dico, ti chiedo una cosa che esula da quello che si è scritto. Ma lui secondo era un Latin lover oppure no? Ma la grandissima. Ma ragazzi, io non ho potuto scrivere tutto, ragazzi. Era quello che ci gira intorno, ma non lo dici. Lui era davvero, ma lo scrive a un certo punto, se non ricordo male, lo dice Franco Visentin, che è un altro cabarettista geniale, sempre della compagnia di Cocchi Renato, tanto è vero che è un cantautore che ha fatto il cabaret, ma ha fatto anche molti film di Cocchi Renato, e mi ha detto il Dogui era un figo della Madonna. Cioè lui era un personaggio, tanto è vero che poi io ho messo nel libro delle immagini di un fotoromanzo che lui ha fatto negli anni fine 70, i fotoromanzi li facevano solo i fighi, li facevano gli indossatori, sì, li facevano i fotomodelli, era un uomo bellissimo, e cosa ancora più rara per quegli anni, era un uomo bello che faceva divertire le persone, che è una cosa rarissima. Teo Teocoli racconta ancora adesso, spesso nelle interviste che gli fanno, che quando lui andava a fare gli spettacoli, lui si preparava tutte le sue battute migliori, i monologhi su cui aveva ragionato più di più, le sue cose che, insomma, in cui credeva tantissimo, andava sul palco, le raccontava, zero. Usciva Beruschi, non diceva niente, la gente cominciava a ridere. Era molto raro per l'epoca che un uomo bello facesse anche divertire, che sapesse intrattenere. Il Dogui era capace. Il Dogui era uno che riusciva a conquistare l'attenzione della compagnia, e era un bell'uomo, e poi ti faceva spisciare dal ridere. Il problema adesso di, diciamo, tutto quello che ha fatto Guido è che tante cose non sono disponibili al pubblico. Parlo di film o anche telefilm. Se penso ad esempio al film Giochi d'estate, è difficilissimo da trovare, con Mauro Di Francesco, così, che è stato un po' il prima di Sapore di Mare, ecco, diciamo, da lì è nato Sapore di Mare. O anche anche i suoi primi film. Lui ha fatto anche un film, diciamo, tra virgolette, serio, in cui non fa la parte, ma fa un ufficiale, mi sembra. Intendi il film... Aspetta, ne ha fatto più di uno serio, Perché io ho recuperato anche un ruolo drammatico che ha fatto per una fiction televisiva, che era Cronaca di un ricatto, se non ricordo male, ma adesso vado subito a vedere. Sì, in realtà le occasioni in cui poteva non essere il Kumenda erano abbastanza poche. Però nel libro, io se lo sto guardando, ci sono tutte. Sì, c'è tutto. Infatti è un'ottima risorsa anche per andarsi a cercare quello che non ha visto. Vi dico anche subito se poi... quel film, che in realtà è girato a Milano. Adesso vado subito a trovarlo. La Baraonda, lui non fa il Kumenda, si vede per poco. Anche questo qui effettivamente è un film che non è mai passato in home video. Hai ragione, ci sono un sacco di cose del Dogui. Ma anche solo i ragazzi della terza C non penso che sia disponibile on demand. No, non credo. Ogni tanto passa in televisione in qualche canale del gruppo Mediaset, ma è abbastanza... Una domanda che ho fatto ieri un'altra persona, ma secondo te perché Mediaset, che ha un grandissimo bacino di materiale, ma anche tutti gli show che ha fatto anche lui o Teocoli o insomma tutti i cabarettisti, però li tiene lì in un archivio, ma non li rende disponibili come invece il grandissimo archivio della Rai con te che te?
Allora, vi rivelo questo. Quando sono andato all'archivio di Mediaset per il libro su Cocchi e Renato, non so se si può dire, ma non credo sia un segreto di Stato, loro stavano digitalizzando tutto quello che avevano, perché tutto Ah. quello che tu dici, il loro archivio, la loro trasmissione, era ancora salvato su dei cassettoni che io non vedevo da decenni, dei Betamax. beta, esatto, dei beta allucinanti. E loro avevano comprato un macchinario pazzesco per convertire in file a ciclo continuo tutto quello che avevano. Quando ero passato da loro, mi avevano fatto vedere tutto questo processo che era già in Ah, piedi no, da ma mesi. stanno portando, ma molto lentamente, e non vedo quel grande interesse da parte loro su certe cose. No, allora, secondo me, come tutti gli archivi, è necessario poi fare un lavoro di montaggio, cioè ora che abbiamo tutte queste cose, come lo ricombiniamo, lo rivalutiamo, lo facciamo alcune cose. Io, per esempio, sono un grande fan di una sitcom di Mediaset che non, è diventata anche questa introvabile, che si chiamava Vicini di casa, con Gina Ah, sì. Gnocchi e Bello. Teo Teracoli, da cui sono passati un sacco di caratteristiche, erano tutti gli amici del solito gruppo, Gino Michele, Jalappas, che erano gli autori. Questa non si trova da nessuna parte. Io sono riuscito a trovarla solo Però se vuoi in ti do una bella notizia. Hanno vari. appena caricato le 1400 puntate di Colpo Grosso. Allora, sì, l'ho letto. È lì che ti volevo. E secondo me, lì, ripescando e guardando con attenzione, il Dogui c'è. Io Beh, vorrei fare. Secondo me bisogna avere attenzione, secondo me c'è. anche perché lui con la cricca dei gatti comunque. Assolutamente. Ok. Bisogna. Anzi, adesso ci salutiamo, andiamo subito a vedere tutte 1400 perché bisogna Allora, ci saluto. Intanto ti ringrazio insomma, per quello che fai, che vai anche a cercare delle cose particolari, e consiglio la lettura del libro perché si lo amate gli anni consiglio anche a voi, Ottanta. ragazzi, leggete Guarda, in questo libro due! qua. Chiedetelo questo Se libro qua. amate gli anni Ottanta, sicuramente ci sono tante curiosità che vi fanno conoscere non solo la persona, ma anche il contorno, che è molto importante per capire come si viveva all'epoca, che insomma gli anni Ottanta erano questa esplosione di divertimento, colore, tutto, ma poi c'era anche tanta finzione intorno, e quindi per capire il contesto dell'epoca così, io ti saluterei con. Vale qui, amore. Sole, whisky, sei proprio Grande. Allora, posso leggere un pezzetto, una cosa vai. cui tengo particolarmente, visto Sì. che c'è uno scrittore che ha scritto moltissimo, ha ambientato moltissime delle proprie storie negli anni Ottanta, che purtroppo non c'è più, che è uno scrittore fantastico, che era, ma lo è ancora, se si leggono i suoi libri, Andrea Pinkez, che io ho intervistato perché lui era un grande amico del Dogui. E allora io voglio leggere un pezzettino in chiusura, perché ci tengo, perché Vai. mi piaceva il Dogui, mi piaceva Pinkez, allora vi leggo questo pezzo qua. Se penso al Dogui, magia. Non la magia, ma il magia, mitico bar di Via Salutati a Milano. Ritrovo di musicisti top, model non ancora al top e tanti, senza dubbio mai troppi talenti. Più che un bar, una cripta, un magazzino colmo di varia umanità, una palestra di creatività in cui nei primi anni Ottanta si radunavano in tanti. In questo luogo non grande, poco più che un doppio sgabuzzino, ma in verità grandissima, grandissimo, c'erano, per esempio, Elio senza le storie tese, Cristiano De André e Francesco Salvi. Il decano di questo bar, l'ultimo a chiudere tra quelli scelti per un pub crawling non stop, era Franz Di Cioccio della PFM. E poi c'ero io, che avevo scelto un bar rumoroso per scrivere il mio primo romanzo. Proprio allora anche il Dogui si stava facendo strada. Il suo personaggio stava venendo fuori. È al Magia che Guido Micheli ebbe la propria consacrazione. Un ragazzo degli anni 60, sicuramente in anticipo sui tempi, ha aspettato che i tempi lo raggiungessero per diventare una vera e propria icona. Un po' come Aiazzone. Provare per credere.
Bello, eh? Molto anni 80 sto pezzo qua, non ancora molto. Grande animale. Ciao bello, grazie a tutti. Ciao. See you later. Ci sentiamo presto, see you later.